cambia con degli elementi che possono cambiare questo valore facendolo crescere o leggermente diminuire sul numero. Il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio ha incontrato nella giornata di mercoledì 28 febbraio presso il Salone Paglia ad Aglie i sindaci e gli amministratori dei 72 comuni canavesani per illustrare loro la modalità di utilizzo dei fondi pari ad oltre 8 milioni e mezzo di euro. Noi oggi ci troviamo per parlare dell'utilizzo delle risorse che arrivano dagli FSC, che sono i fondi di coesione, che ci sono stati assegnati, per ricordare la data, non so chi di voi c'era, il 7 dicembre, ad Asti la Presidente Meloni ha firmato un contratto col Piemonte da 858 milioni di euro, che sono i fondi di coesione per questo settennato. All'interno di questi fondi di coesione, una parte vanno per la sanità, una parte vanno per altre cose infrastrutturali, una parte noi l'abbiamo riservata per i territori. E abbiamo aree omogenee territoriali che sono quelle sopra le quali far calare queste risorse che arrivano dagli FSC. La diversità rispetto ad altre fonti di finanziamento che abbiamo dato sul territorio, magari ci sono stati incontri nella provincia di Torino con altri colleghi che sono partiti con altre aree, a volte con i sindaci mi dicevano: ma perché quelli sono partiti e noi non siamo ancora partiti? Perché quelli usavano altri fondi, che sono i fondi del FESR, che sono fondi che erano stati assegnati in precedenza da Bruxelles e che quindi potevano già partire, solo per dire di che risorse stiamo parlando. Quando noi parliamo di soldi dell'Europa, questo è un tema che a me era sempre stato molto caro, mi rendevo conto tante volte che i soldi dell'Europa, i sindaci dei piccoli comuni come quello dove abito io, mi dicevano: ma io li leggo sempre sul giornale questi soldi, ma poi alla fine non riesco mai a prenderne nessuno. Allora io, ricordate, mi ero impegnato per dire: vedrete che troveremo il modo di farli prendere a tutti. Per trovare il modo di farli prendere a tutti abbiamo dovuto inventarci un meccanismo, perché non esisteva, perché altrimenti avremmo usato i criteri di sempre. I criteri sempre sono quelli che vedete sul PNRR, dove il comune di Aglie va a gara col comune di Roma, dove il comune di Buttigliera va a gara con il comune di Trapani, perché i fondi sono gestiti a livello nazionale. Io volevo invece creare uno strumento che fosse sicuro, che poi andava ai territori. Considerate che nei fondi europei che noi gestiamo abbiamo una discrezionalità del 4%. Il 96% sono tutti assegnati. Quando arrivano noi non possiamo far altro che gestirne l'attuazione, cioè l'erogazione, le rendicontazioni, ma sono già tutti vincolati. Il 4% no. Nella scorsa programmazione il governo precedente aveva deciso che questo 4% lo destinava alle grandi città. Questa quota di risorse che noi abbiamo invece deciso di destinare ai piccoli comuni era stata data ai capoluoghi, l'aveva presa Torino, l'aveva presa Cuneo, Alessandria e quant'altro. Noi abbiamo fatto una scelta diversa, non abbiamo dato più niente alle grandi città, che vedete sono sulla cartina del Piemonte in grigio, ma abbiamo deciso di dedicarle ai territori più piccoli. Un po' perché era giusto così, secondo me, un po' per anche un criterio di alternanza, avendoli già presi l'altra volta era giusto che li prendessero i territori. Per decidere di dare i soldi dell'Europa al Piemonte bisogna calcolare che i soldi europei non possono spenderli tutti allo stesso modo. A seconda della tipologia del fondo ci sono comuni che possono prenderli e comuni che non possono prenderli, per dove sono posizionati, per quanti abitanti hanno, per tutta una serie di fattori. Allora noi abbiamo preso la cartina del Piemonte e abbiamo detto: vediamo come fare a spalmare le risorse dell'Europa sui territori. Questa quota che noi abbiamo dalla sui territori. Abbiamo tolto le città e quelli in grigio non gli abbiamo dato niente, ma rivendico il fatto che non hanno ancora finito di spendere quelli della scorsa programmazione, per cui non credo che abbiamo fatto un'ingiustizia. E poi abbiamo avuto la possibilità di avere queste aree che hanno tre colori diversi. Le aree in colore rosso, i comuni in colore rosso, sono i comuni che possono usare i fondi del FESR, che è il Fondo Europeo dello Sviluppo Regionale, che in base a un algoritmo che hanno a Bruxelles, c'è un elenco di comuni, secondo me anche un po' da rivedere, però quello è al momento, ed è
quelli sui quali noi abbiamo messo i 100 e rotti milioni del FESR, individuando le aree omogenee rosse, perché erano quelle che per legge potevamo usare quei soldi. Poi abbiamo preso i soldi delle montagne, delle aree interne, abbiamo individuato quelle aree verdi, che sono le 6 aree interne che noi abbiamo, le valli di Lanzo, la Val Morbida, le valli dell'Orso, la Maire Grana, Valsese e Terra del Gerolo, che sono questi in verde, e lì sopra abbiamo usato i fondi della montagna, i fondi delle aree interne che avevamo a disposizione, e così abbiamo coperto con queste risorse. Rimanevano tutti i comuni blu, nei quali non potevamo usare i soldi dei comuni rossi e neanche quelli dei comuni verdi. Allora abbiamo preso un pezzo dei soldi di Asti, cioè della firma del contratto, e li abbiamo, che sono 105 milioni di euro, e abbiamo deciso di darli ai territori. In che modo? Abbiamo cercato di usare l'esperienza. Io vengo da un comune di 486 abitanti, e quindi vedo bene, avendolo fatto per tanti anni come voi, quella che è la vita di un sindaco. È difficile che nel tuo mandato di sindaco esca un bando che finanzi proprio la cosa che tu devi fare. Proprio una rarità. Allora cosa fa un sindaco? Ha un problema da risolvere, prende il problema e cerca di piegarlo per infilarlo in bandi che finanziano qualcosa di simile o qualcosa che all'interno del quale il tuo progetto ci può stare. Questa è la vita di tutti i giorni, cioè andare a cercare di finanziare quello che a te serve, ma che non esce il bando per finanziarlo, o qualcosa di che si avvicina. Voglio allargare la strada, ma non ci sono i fondi per le strade, allora faccio la ciclabile. Così facendo la ciclabile allargo anche la strada e asfalto. Questo è l'esempio più classico. Ma questa è una vita complicata, perché rincorre tutte le volte bandi che finanziano altre cose. Allora noi abbiamo detto, questi soldi qua, visto che possiamo gestirli noi, invertiamo il meccanismo. Glieli diamo ai territori e decidono loro come spenderli. Quindi abbiamo preso questa area omogenea, abbiamo assegnato una quota dei 105 milioni, che sono 8 milioni e mezzo di euro, ce ne sono ancora 5 di premialità, per cui che vanno poi divisi tra tutte le aree. Quindi abbiamo preso questa quota di risorse, dove siamo? Io vado avanti, non vado a memoria, però tutto. Abbiamo preso questa quota e abbiamo assegnata gli 8 milioni e mezzo. E poi vogliamo dire ai sindaci oggi, e questo è il motivo della riunione, avete 8 milioni e mezzo di euro cofinanziabili al 10%, che fanno circa 9,5, 9,10, 9,7, che quindi fa un valore di 10 milioni complessivo. Diversamente dai bandi tradizionali, visto che possiamo gestirli, noi abbiamo pensato di fare una cosa diversa. Abbiamo detto, noi vediamo 10 ambiti di intervento, che sono 10 ambiti di materie di intervento, che di fatto coprono tutto il sistema. C'è la roba ambientale, ci sono quelle strutturali, ci sono quelle culturali, ci sono quelle turistiche, sportive, scuole, cioè uno spettro molto ampio di dove potete spenderli, però chiediamo a voi di dirci come volete spenderli. Attraverso un meccanismo per cui voi, con quel cronoprogramma che è stato individuato, presenterete una proposta progettuale del vostro comune che, questo è il mio consiglio, vada a risolvere uno di quei problemi che non riuscite mai a risolvere con i bandi tradizionali. Perché questo? Perché noi adesso, entro il 31 marzo, vi chiederemo di dirci su quali sono le proposte che voi volete realizzare. Non vogliamo i progetti, neanche gli studi di fattibilità, vogliamo che compiliate una scheda per dire voglio fare questa cosa qua, costa questi soldi qua e la faccio in questo tempo qua. Perché abbiamo messo che ogni comune può proporre 3 progetti? Uno da 0, qual è la prima quota? 0,50, 0,100, cioè da 0 a 100.000 di valore, oppure da 100.000 a 250.000, oppure fino a 500.000 euro, perché ognuno di voi è chiamato a fare una proposta a seconda delle sue esigenze all'interno di questi valori.
È vero, se tutti propongono 500.000, siete 72, fa 35 milioni, ne abbiamo 10, e infatti non funziona così. Ma cosa accade nei comuni, specialmente nei comuni montani? Ci sono comuni montani dove il comune di Fondovalle ha la scuola e gli altri non ce l'hanno. E allora i comuni della vallata mettono insieme le risorse e decidono di investire sul comune che ha un servizio di cui usufruiscono tutti. Per quello che c'è la voce dei 500.000. Oppure noi la voce del 100.000 la mettiamo perché essendo 72 e avendo 10 milioni state tutti tranquillamente all'interno del primo progetto. Quindi se voi vorrete presentare 72 progetti da 100.000 euro potete farlo, se volete mettervi d'accordo tra di voi perché avete esigenze comuni, non lo so, c'è la sede dell'Unione che è al tetto che cade, allora al comune che è sede dell'Unione gli si dà più soldi perché deve fare un'opera che serve a tutti. E allora potete portarlo fino a 250.000 oppure nel caso degli altri interventi 500.000. Questo meccanismo è fatto un po' sulla base di quella che era una volta la legge regionale 18. Ve la ricordate, la bellissima legge 18? Per cui una volta all'anno la regione ti dava 50-100.000 euro e tu eri libero di farne quello che ti serviva a fare.